Allora, il libro, questa storia, questa favola, si chiama Il pirata l'orto raggio ed è stato scritto da Gisa Guidoccio, che è qui a fianco a me. Gisa, adesso gli domanderemo innanzitutto come nasce questa storia, come mai, di cosa parla, però io l'ho già letto, è un bellissimo libro. È un libro che parla di questo ragazzino, che è un ragazzino che arriva su quest'isola, di folletti colorati, e c'era addirittura un folletto arcobaleno, quindi a tutti i colori. E io la prima domanda che voglio fare a te è questa: come è nato questo libro? Da cosa nasce? Ti è ispirato a che cosa? In questo libro c'è molto, ecologia, si parla di rispetto delle persone, di accettazione e soprattutto del fatto che ognuno di noi può fare la differenza, può cambiare le cose, soprattutto i bambini. Quindi Gisa, raccontaci un po' come nasce questo libro. Allora, prima di rispondere alla domanda devo dire una cosa. Questo libro io l'ho fatto rappresentare alle scuole elementari, alla primaria, e quindi io voglio salutare quelli che sono stati i miei alunni. Allora c'era Emanuele, c'era Mattia, Ana o Alessia? Ana. E poi chi c'era ancora? Mi sa che non ce ne sono altri. E devo dire, chi ha partecipato alla rappresentazione teatrale? Eh sì, voi tre. All'asilo tesoro, eh sì. È vero. E sono stati bravissimi perché grazie a loro io ho trasformato, c'è un po' di riverbero, ho trasformato una fiaba in rappresentazione teatrale e sono stati bravissimi. Allora, da dove nasce questo pirata lordo coraggio? Io credo che un po' tutti, la sera, voi questi che siete davanti, dietro, abbiate forse un po' di difficoltà nell'addormentarvi, perché so già che i bambini hanno sempre voglia di giocare, non smetterebbero mai di giocare, vero o no? La sera poi mamma dice andiamo a letto e voi sì, a dormire! Ma quando mai? Non ci credo mai. E quindi la fiaba nasce da far addormentare mia figlia. Ecco, allora uno potrebbe dire si può leggere una fiaba, però per leggere necessita la luce e quindi non si dormiva lo stesso. E quindi qui è subentrato lo slang, la fantasia di raccontare questa fiaba. Secondo voi perché i genitori raccontano le fiabe ai bambini? Magari lo chiediamo a qualche genitore. Allora, vediamo se c'è qualche genitore coraggioso che si vuole avvicinare qua e al microfono dice perché si raccontano le fiabe ai bambini. Ti viene? Dai. Dai, vieni. Sì, dai, al microfono. Una mamma, perché racconta una fiaba ai bambini? Allora, Ortensia, vero? Ok. Allora, dai, tu perché racconti una fiaba a tuo figlio? Figlia. Le fiabe si raccontano proprio per cercare di spiegare ai bambini delle morali, qualcosa che si vuol far capire loro. Spesso si parla di cose buone, cose cattive, e quindi tramite le favole si cerca di dar loro delle spiegazioni, si cerca di... perché devo parlare al microfono? Sì, degli insegnamenti, appunto. Faccio anche un'altra domanda. La cosa bella secondo me è anche l'idea di raccontare una fiaba, perché spesso e volentieri capita che i genitori, anche per mancanza di tempo, lasciano i bambini davanti alla televisione e magari la fiaba la vedono rappresentata. Invece quando magari si trova lo spazio di tempo anche per un libro piccolino come questo, che io devo dire la verità ho letto in un fiato, perché comunque vuoi arrivare alla fine, poi ci sono le illustrazioni, è molto bello e hai la voglia di capire questo Lord Coraggio soprattutto cosa faccia poi alla fine della sua vita, che ne ha passate Lord Coraggio, non diciamo nulla perché ogni bambino potrebbe essere Lord Coraggio e vi invito a leggerlo per questo. Quindi la mia domanda è questa: alle volte i genitori devono dedicare magari un po' di tempo in più togliendolo magari al proprio per non lasciare magari che i bambini crescano
da soli. Invece magari leggere la storia significa creare un legame anche tra la mamma e il bambino. Sì, certo, trovare del tempo, ritagliare durante la propria giornata un pezzettino per leggere una storia, una favola al proprio figlio, sicuramente è un momento importante, proprio perché il legame tra madre e figlio, ma anche papà, figlio, si va a costruire, a consolidare, diventa sempre più forte, e poi soprattutto loro lo cercano, perché in quel momento siete solo voi e il mondo fantastico che il libro gli si apre davanti. Quindi sicuramente a loro piace e piace anche a noi. Grazie Ortensia. Tra l'altro una cosa che mi piace raccontare di questo libro è che te lo fa immaginare. Invece quando vedi magari un cartone animato, il cartone animato diciamo è già immaginato, cioè tu sviluppa l'immaginazione, quindi tu immagini questi folletti colorati, immagini la nave, immagini i pirati, perché... E soprattutto l'immagine in base alla tua fantasia, in base a come il bambino lo vede, in base a come il bambino lo immagina. Grazie davvero, buona continuazione. Adesso invece a Gisa voglio chiedere qualcosa di più specifico del libro. A parte che sarebbe bello leggere almeno l'inizio, lo leggiamo? Lo leggi tu? Lo leggo io? Non lo so, vediamo. Allora, io leggo un pezzettino, inizio con la prima parte, anche perché tutte le fiabe iniziano sempre con c'era una volta, quindi anche il pirata Lord Coraggio inizia con c'era una volta, in un remoto angolino dell'Oceano Pacifico, un'isola sconosciuta agli esseri umani. Era un'isola speciale. Le sue spiagge erano formate da finissima polvere di corallo bianco che luccicava ad ogni spostamento del sole e al tremolio delle limpide rarefatta. Una leggera brezza spirava dal mare e agitava le fronde degli alberi, che sembravano rilassati e sdraiati al sole. Le onde del mare, di un impercettibile argento, tremolavano luccicanti in un moto costante, che produceva un suono paragonabile ad un respiro profondo, tranquillo, e che emanava un odore intenso di salsedine. In lontananza, quando lo sguardo si perdeva verso l'orizzonte, una trionfante cavalozza blu Dodger egiziano, poi macchia acquamarina blu, oltremare, e poi ancora cobalto. A me la cosa che piace molto di quest'isola, dopo lo leggerete, è che si chiama Anuene, ovvero arcobaleno in hawaiano. È un'isola quindi piena di colori. Ognuno di voi, per esempio, in questo momento ha una maglietta colorata, è una persona che rappresenta un colore. E in questa storia si parla della diversità dei colori, dell'essenzialità che ognuno aveva su quest'isola e che ognuno ha su quest'isola. Qual è il senso che hai voluto dare, diciamo, con questa storia? Io non voglio raccontare il finale, però voglio raccontare dei pezzettini, diciamo, di questo libro che si legge davvero velocemente perché vuoi arrivare fino alla fine e sapere. Allora, ci sono diversi messaggi che lancia il pirata Lord Coraggio. Innanzitutto la difficoltà dove ogni persona, ogni bambino può trovarsi, e poi la possibilità di potersi appigliare a qualcosa, in questo caso a qualcuno. Il pirata Lord Coraggio è un ragazzino come voi, era un principe, questo ve lo spoilero, era un principe che si è trovato suo malgrado in mezzo ai pirati, si è dovuto comportare da pirata, vero Emmanuel, tu che l'hai dovuto interpretare? Però lui, nonostante sia diventato apparentemente come un pirata, continuava a tenere dentro al suo cuore quel sentimento di dolcezza, di affabilità, tanto è vero che la notte si separava dagli altri pirati ubriachi, sporchi, puzzolenti, che litigavano, si prendevano a pugni. Dov'è Mattia che si scialava a fare la rappresentazione, a darsi pugni? Allora il pirata Lord Coraggio manifesta il suo sentimento attraverso l'armonica, una musica soave che sulle onde del mare idealmente dovrebbe aver raggiunto un luogo lontano dove lo aspettavano i suoi genitori, forse, non sappiamo. Il messaggio ancora che vuole dare questo libro è il rispetto per l'ambiente, perché i pirati
una volta approdati su quest'isola, non hanno badato a niente, l'hanno vista ricca, piena di alberi. La loro nave era un po' distrutta e allora non ci hanno pensato due volte, si sono messi a tagliare gli alberi, a uccidere gli animali e insomma l'hanno un po' rovinata. Quindi bisognava trovare un escamotage per mandarli via. E non lo so se ce l'hanno fatta ad andare via questi pirati, non so se l'isola si è riuscita a salvare. Questo è un altro messaggio, il sogno. Allora, io perché ho costruito la presentazione del mio libro come uno spettacolo per bambini? Perché il messaggio che tutti devono avere, grandi e piccini, è quello di non smettere mai di sognare. Quindi, insieme alla presentazione del libro, c'è sempre il vostro compaesano, Giuseppe, anzi in arte Magic Giuse, Giuseppe Capitolino, che vi farà sognare con la sua magia. Questo per dirvi che i sogni non bisogna abbandonarli mai, neanche da adulti. Questo per me era un sogno e quindi non l'ho abbandonato e l'ho portato avanti. E questi sono i messaggi che voglio dare. È un bel messaggio quello di non far smettere di sognare i bambini, ma soprattutto lo abbiamo detto prima parlando con Ascensa, la mamma, che forse sono anche i genitori che alle volte devono ritornare un po' bambini e sognare insieme ai propri figli quello che è, non so, un futuro migliore, un mondo più bello, un mondo. Tu parli di ecologia, in questo libro si parla tantissimo del rispetto della natura, di quello che magari gli esseri umani che si sono abbruttiti rovinano quello che è un posto paradisiaco, un paradiso. Esatto, un mondo che sarebbe perfetto già così com'è, e noi abbiamo il compito e il dovere di continuare a sognarlo questo mondo migliore, ma cercare di preservarlo, perché ognuno di voi, per esempio, voi bambini in questo momento vedo che avete delle bottiglie di plastica, vero? Bambini? Chi di voi ha le bottiglie di plastica in mano? Alzate la mano, bene. Sapete poi che dovreste fare quando avete finito di bere l'acqua? Ditemi di sì se lo sapete, qualcuno di voi lo sa? Ma dove va buttata? Nella plastica, bravissima, perché la differenziata è importante. Cioè, perché se noi buttiamo le carte a terra, si accumulano. E poi troviamo un mondo sporco. I bambini che verranno dopo di voi troveranno un mondo sporco. E se non lo impariamo da bambini questo, come possiamo poi da adulti pretendere che il mondo sarà pulito? E questo è un messaggio che viene dato all'interno del libro. All'interno del libro si parla di ecologia, si parla di sogno, si parla del rispetto l'uno dell'altro. Perché io sono stato colpito molto anche dal fatto che lui, Lord Coraggio, era diverso dagli altri pirati, perché sapeva di essere diverso, eppure si era fatto, diciamo, lasciar condizionare un po' da questa brutta compagnia. Poi, perché ha dovuto farlo? Però non lo raccontiamo, non lo possiamo raccontare, voi il libro lo dovete leggere, anzi dovete farvelo leggere dai vostri genitori. Magari potreste fare una bella cosa, invece di farvelo leggere dai genitori, se sapete leggere ovviamente, leggetelo voi ai vostri genitori, prendete il libro, magari anche una pagina, e lo leggete ai vostri genitori. Chi di voi sa leggere? Alzate la mano. Allora dai, facciamo così, vieni tu, leggiamo un pezzettino, sì, ne leggiamo un pezzettino insieme, dai, ti aiuto io, eh. E allora dai, chi è che lo vuole leggere? Venite in due. Emanuele, tu l'hai già letto? E allora vieni tu, dai, che leggiamo insieme un pezzettino del libro. Aspetta che... No, io do il mio, allora. Tu sei Emanuele, giusto? Allora, aspetta. Vediamo di provare... Ah, vabbè, allora qua abbiamo Lord Coraggio, siamo avvantaggiati, e tu sai già come va a finire. Allora, tu sei il bambino con l'armonica. Ce l'hai l'armonica? Ti devi comprare l'armonica, la prossima volta, allora il prossimo acquisto dopo il libro è l'armonica, ti devi comprare l'armonica. Ce l'hai già, ok, allora, facciamo così, tieni il micro. Un folletto blu si avvicinò al giovane pirata, lo guardò ma continuò a suonare perché pensava che fosse l'effetto dell'ennesima sbronza.
Quando il folletto gli disse con un fil di voce: «Chi siete voi? Cosa state facendo sulla nostra isola?» Il giovane smise di suonare, si grattò la fronte, poi gli occhi, e nel frattempo il folletto era già sparito. Il giorno seguente i pirati continuavano a uccidere uccelli e animali da cucinare, tagliare alberi, grandi e piccoli, senza alcuna accortezza, o anche solo per il gusto e la pigrizia di cogliere i frutti senza arrampicarsi. Ebbene, per mangiare delle banane, tagliavano l'interno dell'albero. Bravissimo, grazie Emanuele, davvero sei stato bravo. Tu, adesso ti faccio solo una domanda a te. Tu da questo libro cosa hai imparato? Qual è stata la prima sensazione che hai avuto quando hai letto questo libro? Non inquinare. Ti è venuta la voglia magari addirittura di piantarlo un albero, invece di se c'è tanta gente che li taglia gli alberi, quasi sai che faccio? Vado e pianto un albero, così magari crescerà e un giorno lo vedrò grande come sono cresciuto io. Sì. Ecco, allora magari sai cosa potresti fare secondo me? Visto che sei stato l'orcoraggio, adesso da questo momento in poi, tu e i tuoi amici, oltre a dire di acquistare il libro, potresti dire, potremmo decidere come scuola, come amici, di piantare un albero in un posto, così quando fra 20 anni vi rivedrete, vedete l'albero cresciuto come voi direte, abbiamo fatto una cosa insieme, abbiamo piantato un albero, va bene? Sì. Ok, grazie Manuel, ciao! Bravo Manuel, molto molto bravo, veramente l'ho il coraggio, hai scelto il personaggio giusto. Adesso volevo farti un'altra domanda, Gisa. Essere bambini oggi, in un mondo diciamo un po' particolare che è pieno di cellulari, pieno di stimoli, addirittura adesso i libri si leggono con il tablet, è facile leggere col tablet, e non è un male, non dico che non è un male, però magari tenere in mano un libro da leggere dà un'altra sensazione. Vai. Allora, l'importanza, io sono di Aiello e ho finito un progetto di 3 giorni dedicato interamente alle biblioteche e alla lettura. È stato non difficilissimo, però è stato un pochettino un problema riuscire a far capire ai bambini che è più bello leggere. Quello che ha stupito i bambini è quando io gli ho detto: provate ad annusare un libro. Il profumo della carta è imparagonabile con questo. Imparate ad annusare i libri e ad innamorarvi del profumo dei libri. Perché, come ho detto ai bambini ad Aiello, leggere significa aprire il vostro cervello, non farvelo aprire dagli altri. Perché, come ha detto giustamente prima lui, anche Ortensia lo diceva, cioè vedere un film che rappresenta un libro è ciò che vede il regista di quella storia. Leggere un libro invece significa immaginarlo con la propria testa e quindi essere liberi. Esatto, poi io un'altra cosa che ci tengo a dire, io ho letto anche un po' la tua storia, quello che fai tu, sei un amante anche del trekking, delle camminate, di camminare. E non è secondo me casuale, perché camminare vuol dire anche viaggiare, muoversi, quindi non rimanere fermi nello stesso posto. Si può viaggiare con la fantasia, però si può viaggiare anche camminando, e quando si cammina, si sta in mezzo alla natura, si scoprono anche cose nuove e si apprezza la natura, si apprezza lo stare in compagnia. Tu pensi che invece di ambientarlo su un'isola, questa volta il prossimo libro, perché sicuramente sono certo che non ti fermerei qua, potrebbe essere ambientato, non so, in un bosco, piuttosto che in un luogo anche incantato, perché il tuo libro mi ricorda molto, diciamo, le fiabe che io leggevo da bambino, che erano ambientati nei boschi e avevano comunque anche lì delle morali, piuttosto che Hansel e Gretel, non so, Pollicino, ambientati comunque in luoghi magici, in luoghi che potevano nascondere qualcosa di bello nascosto, i folletti, gli gnomi, qui ci sono i folletti colorati. Potrebbe essere? Non lo escludo, anche se il, diciamo, già quasi in porto c'è qualcosa di più stagionale, una storia su Babbo Natale che... è fantastica, lo trovo fantastico.
e anticipare, se vi piace Babbo Natale bisognerà seguirlo, però ce n'è ancora un'altra che è ambientata sempre a sfondo naturalistico, non ci posso fare niente. E sono sempre le storie che mi chiede mia figlia, e quindi qualcosa c'è, però è più che magico, è una storia educativa, diciamo, molto, è più educativa, diciamo, più che magia. Ma anche questa fondamentalmente è una storia educativa, perché comunque parla dei sentimenti umani, della cattiveria alle volte. Una bambina, tra l'altro lo ricordiamo, visto che ci sono gli amici dell'Avis proprio lì al banchetto per donare il sangue, anche quello è un gesto importante, il fatto di donare il sangue. Avvicinatevi, è anche bello spiegare ai bambini che questo gesto di donare e donare anche un po' il pensiero è importante. La bambina è ritornata qui a riprendersi il palloncino, te l'ha donato soltanto temporaneamente, però te lo ha donato, cioè questo è. E tu questo libro, diciamo, lo hai scritto diciamo, perché comunque volevi raccontare una storia a tua figlia, volevi dare comunque un senso a tua figlia. Adesso ci passa dietro il grande Marcello, che è colui che è colei che comunque ti ha ispirato. Ultima domanda, dopodiché dobbiamo lasciare spazio al nostro mago che ci... Sì, Giuse Magic, sì, lo presento io. Ultima domanda, tua figlia quando ha letto il libro, qual è stata invece la sua sensazione? Così ha detto, mamma, ma come ti è venuto in mente? Cioè, ci sono anch'io nel libro. Mi ha chiesto di rileggerlo, perché intanto che io gliela raccontavo, già dormiva, e quindi l'ha dovuta... Esatto, quindi ce l'ha dovuto leggere da senza. Perfetto, io allora ringrazio tanto Gisa Guidoccio per il tempo che ci ha dedicato, soprattutto per questo bellissimo libro. Ah, grazie, lo dai a me? Bene, giustamente un po' a me, un po' a Gisa. Grazie, c'ho il palloncino dell'Avis. Io vi consiglio davvero di acquistarlo, questo libro che si chiama Il Pirata Lord Coraggio. Lo potete trovare anche su Amazon, perché... o lo può, potete acquistare anche adesso, ovviamente, quindi chi volesse acquistare una copia lo può acquistare adesso, costa soltanto 8 euro, è un libro da leggere, quindi questa sera magari potreste tornare a casa e decidere di leggere ai vostri bambini il libro Il Pirata di Lord Coraggio. Io ringrazio nuovamente Gisa, io restituisco pure il palloncino, un applauso per la vostra, diciamo, pazienza e presenza. Adesso non muovetevi, perché c'è Giuse Magic con i suoi giochi di prestigio.